Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Molto probabilmente voi lo starete guardando dal vostro ombrellone mentre noi aspettiamo con ansia l'arrivo delle vostre ferie e nel frattempo creiamo sempre nuove soluzioni per voi. Passiamo quindi all'esecuzione del video. Oggi infatti vedremo insieme come configurare la PEC, ossia la posta elettronica certificata. Questa è stata introdotta in Italia ed ha lo stesso valore legale della raccomandata. In questo video infatti potremo vedere come configurare un SMTP in Zimbra, o meglio un ulteriore SMTP in Zimbra. In questo modo associare ad ogni indirizzo mail un determinato SMTP. Ma passiamo subito alle spiegazioni. Prima di iniziare con la spiegazione andiamo a definire quelli che saranno i punti del nostro video. Quindi innanzitutto andremo a creare una nuova utenza in Zimbra, poi la configureremo per l'utilizzo delle credenziali dell'account PEC, successivamente installeremo e configureremo lo Stannel, poi configureremo il postfix e infine andremo ad effettuare dei test. Un'altra nota prima di iniziare è dirvi che il merito di questo video in realtà non è tutto nostro, ma dobbiamo ringraziare Orso Mannaro, un utente presente nel forum ufficiale italiano di Zimbra, che grazie alle sue informazioni ci ha permesso di risolvere differenti problemi e quindi ci ha permesso di registrare questo video che oggi vi proponiamo. Infine abbiamo anche creato, per velocizzare il tutto, uno script presente sul nostro sito, gratuitamente scaricabile, che vi permetterà di effettuare queste operazioni in maniera molto più veloce. Quindi il primo passo che abbiamo detto è quello di creare un nuovo account, quindi nuovo, ne creiamo uno molto velocemente, quindi nome, password, impostiamo il fuso orario e andiamo a verificare che sia creato e quindi successivamente accediamo con il PuTTY ed effettuiamo i primi comandi. Quindi loghiamoci al server Zimbra. Username e password. Accediamo come utente Zimbra, quindi su Zimbra, e andiamo ad effettuare il primo comando. Zprov MA account Zimbra, quindi pec@behable.local. E andiamo ad impostare il parametro come false. Questa impostazione ci permette di settare l'account in modo che questo possa inviare le email da una determinata personalità, quindi nel nostro caso la personalità della PEC che successivamente andremo a creare. Infine questo comando behable.local ci permette di verificare che in realtà questo parametro è impostato come false. Ricordo che questo comando bisogna effettuarlo per tutti gli account che vogliono utilizzare la personalità PEC, quindi che vogliono uscire, tra virgolette, con l'indirizzo email PEC. Usciamo dall'utenza Zimbra e procediamo con lo step successivo, ossia l'installazione di Stannel. Quindi install Stannel. Stannel è un software open source utilizzato per fornire il servizio TLS SSL universale. Perché noi lo utilizziamo? Nel nostro caso perché i fornitori di PEC, la maggior parte, nel nostro caso ad esempio Aruba, utilizzano l'SMTP come TLS sulla porta 465. Questa impostazione viene definita da Postfix come deprecata, per cui noi introduciamo Stannel affinché possiamo utilizzarlo come gateway ed inviare tramite questo le PEC. Riusciremo a comprendere meglio il concetto quando andremo insieme a configurarlo e quindi andremo a modificare il file stannel.conf.
attendiamo qualche minuto il termine del download del download dell'installazione dello stunnel. Sta installando. Ecco qui. L'installazione è terminata, quindi andiamo a modificare il file etcstunnel.conf. Che cosa andiamo ad inserire? Andiamo a inserire i seguenti parametri. In particolare analizziamo queste due linee, accept e connect. Che cosa significa? Che si utilizzerà come relay il 127.0.0.1 alla porta 11465, che è una porta arbitraria da noi scelta, a cui viene associato e quindi collegato l'smtps.pec.aruba.it, quindi l'smtps del fornitore della PEC alla porta 465. Andiamo a salvare e ad avviare Stunnel. Andiamo a verificare che Stunnel funzioni e per far ciò ci dobbiamo collegare in Telnet. Quindi andiamo a installare Telnet e a collegarci in localhost alla porta che abbiamo appena configurato, quindi la 11465. Sta terminando l'installazione. Ecco qui. Come potete vedere, la connessione è avvenuta. Quit per uscire e per chiudere il capitolo tra virgolette Stunnel andiamo a modificare il file rc.local affinché possiamo impostare Stunnel all'avvio automatico del server. Quindi andiamo semplicemente a inserire come ultima riga il comando che permette di avviare Stunnel. Salviamo e passiamo al passo successivo, la configurazione del postfix. Per la configurazione del postfix dobbiamo andare a modificare due file che sommariamente si assomigliano, anzi sono gli stessi che andiamo a modificare quando andiamo a configurare l'SMTP autenticato. Quali sono questi file? Sono il sender relay che si trova in opt zimbra postfix conf, all'interno del quale andiamo a definire la seguente linea, costituita da indirizzo email PEC, quindi nel nostro caso bblsrl@pec.it, all'indirizzo dello stunnel che abbiamo precedentemente configurato. Allo stesso modo, prima di procedere alla modifica dell'altro file, andiamo ad associare i corretti permessi al file ed andiamo a modificare il software, scusate, il file relay password. All'interno di questo invece che cosa andiamo ad inserire? La seguente riga, costituita da indirizzo email PEC, quindi bblsrl@pec.it, spazio, sempre l'indirizzo della PEC, due punti, la password. Con questi due file che cosa siamo andati a definire? Abbiamo tra virgolette detto a Zimbra che tutte le mail inviate dall'indirizzo bblsrl@pec.it che devono loggarsi con le seguenti credenziali, quindi nome e password, devono essere inviate mediante il nostro gateway Stunnel, quindi 127.0.0.1 alla porta 465. Andiamo a salvare il file. E adesso procediamo con la configurazione del postfix vera e propria. Quindi su Zimbra e andiamo ad eseguire una serie di comandi. Queste impostazioni che noi andiamo a definire sono in realtà delle modifiche che sono visibili all'interno del file opt zimbra postfix conf
main.conf. Un attimo solo, verifico che i comandi sono stati effettuati tutti. Ed infine vado a riavviare il postfix. Il postfix si è riavviato, quindi andiamo nel file main.cf, o meglio, dobbiamo prima uscire da Zimbra, andare a modificare il file. In particolare dovreste verificare che tutti i comandi effettuati in realtà corrispondono alle modifiche effettuate in questo file, e per Zimbra 8 dobbiamo aggiungere queste due righe, che sono dei comandi che non vengono salvati. Quindi andiamo a salvare di nuovo su Zimbra, di nuovo postfix reload. La configurazione del postfix è terminata e quindi i comandi tramite CLI anch'essi sono terminati. Per cui ritorniamo all'admin di Zimbra, andiamo a modificare l'account, posizioniamoci in preferenze e nella sezione invia messaggi, consenti l'invio di posta solo da questi indirizzi, andiamo ad inserire l'indirizzo della PEC, quindi permettiamo a questa utenza di poter uscire con un indirizzo differente, quindi vievolsrl@pec.it. Andiamo a salvare, ok, chiudi, e andiamo ad effettuare un invio, un test. Prima però di effettuare il test dobbiamo andare a configurare la personalità che precedentemente abbiamo nominato, quindi andiamo in preferenze, account, e clicchiamo su aggiungi personalità. Nominiamo la personalità come ad esempio behavioral.srl@pec.it, quindi l'indirizzo email, e associamo l'uscita all'indirizzo precedentemente inserito, quindi behavioral.srl@pec.it. Abilitiamo anche il campo rispondi con lo stesso indirizzo di uscita, quindi behavioral.srl@pec.it. Andiamo a salvare e l'ultimo passo che ci resta da fare è l'invio. Quindi andiamo a creare un nuovo messaggio e nel campo da andiamo a definire la personalità che abbiamo appena creato, quindi behavioral.srl@pec.it. Facciamo un info@behavioral.it test pack. E adesso procediamo con l'invio dell'email. Quindi l'email è stata inviata, abbiamo visto anche che l'email è stata correttamente anche ricevuta, per cui l'ultima cosa da effettuarsi è eventualmente configurare in IMAP all'interno dell'account Zimbra, aggiungi account esterno e configurare in IMAP o in POP3 a seconda delle vostre esigenze l'account PEC. Ovviamente l'evoluzione massima è la possibilità di accedere alla PEC da qualsiasi postazione collegata a Zimbra e quindi anche da uno smartphone, da un Samsung, da un iPad, da un iPhone, da qualsiasi strumento che è realmente collegato a questa determinata utenza di Zimbra. Vi mostro quindi la mia utenza di Zimbra nella quale ho collegato in IMAP l'account PEC. È possibile per cui condividere la cartella con gli altri utenti di Zimbra, aiutando e migliorando la collaborazione aziendale.
Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, spero che questo video possa essere utile a voi e a tutti i vostri clienti. Siate attivi nel nostro canale, inviateci opinioni, richieste, commenti, affinché noi possiamo utilizzarli per migliorarci sempre di più. Vi ringrazio ancora e alla prossima!